SUV ricercatissimo per il suo grande design e le ottime prestazioni. Ovviamente sto parlando di Peugeot 3008 nell'allestimento GT Line, un modello con motore da 1200 di cilindrata, 130 cavalli con alimentazione benzina. Si tratta di un veicolo usato e ritirato con unico proprietario precedente che l'ha trattata benissimo e ha deciso di cambiarla per passare a un veicolo più compatto per esigenze lavorative. Come tutti i nostri veicoli, poi anche quest'auto è garantita e certificata perché ha superato il test dei 100 punti di controllo. Il colore è un bianco metallizzato, non mancano però i dettagli bicolor neri ed è davvero imponente questo frontale con le cromature e i fari full LED. Trattandosi poi dell'allestimento GT Line, quindi del top di gamma, non possono mancare i sensori di parcheggio perimetrali, perfetti per parcheggiare in sicurezza. Poi guardate le cromature che fuoriescono dai fari e continuano su tutta la fiancata. I vetri posteriori sono oscurati proprio come il Lunotto, quindi garantiranno maggiore privacy. E sono meravigliosi questi cerchi in lega da 18 pollici in condizioni perfette, proprio come il battistrada, del quale prendo la misurazione e vi mostro che ha un ottimo valore. Non male i consumi dichiarati di questa Peugeot 3008 GT Line. Infatti, nonostante il motore scattante dell'allestimento sportivo e le sue dimensioni, in media consuma 5,1 litri per 100 km. Diamo uno sguardo poi al bagagliaio di questa Peugeot 3008, un bagagliaio veramente capiente da 520 litri, dotato di due piccole tasche laterali per caricare oggetti più piccoli ed evitare che si muovano durante il tragitto, luce di cortesia e presa da 12 volt, botola porta sci e sollevando troviamo la ruota di scorta per le emergenze. Poi se lo spazio non vi dovesse bastare è sempre possibile abbattere i sedili posteriori grazie a queste pratiche leve. Passiamo al lato posteriore, anche in questo caso non manca lo spazio proprio come nel bagagliaio, quindi i passeggeri viaggeranno certamente molto comodi anche grazie all'ampia seduta. Inoltre voglio farvi già notare la grandissima attenzione al design anche negli interni e il fatto che sono presenti gli attacchi Isofix a entrambe le sedute posteriori laterali. Anche il lato anteriore si presenta come nuovo ed è davvero spaziosissimo. Li abbiamo già intravisti nel lato posteriore questi sedili in tessuto con una trama particolare e con rifiniture in pelle, sono morbidi ed avvolgenti, quindi perfetti per ogni vostro viaggio. Davvero raffinata questa plancia in simil pelle con cuciture a vista, queste parti in tessuto e queste parti poi che sono cromate. Davvero design top. Il volante è in simil pelle con queste parti forate molto sportive dell'allestimento GT Line. Inoltre è dotato di comando vocale e comando per le chiamate. Ho già acceso il quadro, questo veicolo ha percorso solo 19.400 km e poi voglio farvi notare la strumentazione 3D di Peugeot. Occupiamoci ora del sistema di infotainment, abbiamo questo schermo touch a sbalzo dal quale possiamo accedere alla radio e ai multimedia, al clima che è automatico e bizona, davvero comodissimo, comodo poi anche il navigatore satellitare. Sono presenti anche le funzioni di guida e regolazioni del veicolo. Per collegare il nostro smartphone abbiamo la connessione tramite Bluetooth oppure sempre per lo smartphone la connessione tramite App Connect con Apple CarPlay o Android Auto. Davvero utilissimo il selettore di guida che vi permetterà di indicare il tipo di tracciato sul quale vi state muovendo per avere sempre una guida comoda e sicura. Infine il cambio è automatico e non appena inserisco la retromarcia si attiva l'utilissima retrocamera che è davvero fondamentale in fase di manovra. E con questo amici abbiamo finito, davvero un SUV eccezionale. Sei interessato? Allora ecco il reminder, vai sul sito rattiauto.com, puoi bloccare quest'auto con soli 100 euro senza impegno e riceverla comodamente a casa tua con igienizzazione e garanzia europea. Seguici poi su tutti i nostri social e attiva la campanella del canale YouTube per rimanere sempre aggiornato. Al prossimo video! Alla prossima auto!